città è da giorni vestita a festa. Ad ogni angolo del territorio, ogni contrada espone le bandiere. Le luci sono sempre accese, fino a notte fonda. Ma il giorno del palio si avverte un'atmosfera diversa. Una tensione che trasuda dai volti, dai gesti di tutti i protagonisti. Non è solo un fatto di cortei, di strade sempre animate anche da numerosi turisti, ma lo si comprende da un'inquietudine che sembra voli nell'aria, da un'ansia che si traduce nei gesti, nella solennità dei figuranti, un nodo nell'anima dei senesi che finirà per sciogliersi solo al momento della corsa. Nel primo pomeriggio le sedi delle contrade vivono la vestizione della comparsa. Gli addetti all'economato sono in fibrillazione. Si tratta di fare indossare al meglio i costumi rinascimentali, controllare bandiere e tamburi, offrire preziosi consigli sul portamento. Intanto il campo, già con centinaia di spettatori, anche dalla notte precedente per accaparrarsi migliori posti gratuiti, attende vestito a festa, con il palco delle comparse che ospiterà le decine di monturati, i protagonisti dell'imminente corteo storico. I nostri anni sono pillole per il raffreddore, sono i segni sulla pelle di chi ha perso l'onore, un susseguirsi di facce nate col bianco e nero, che rimangono le stesse anche in multicolore, sono le fotografie di chi ha visto la guerra, la forza di un paese che si alza da terra, una musica muta composta da un'orchestra, una stanza chiusa a chiave senza neanche una finestra, sono tanti bambini che cercano la mano, una mente predisposta per andare lontano, la voglia di cambiare che non trova la pace, un mare in una diga, un uomo messo in croce, sono i giorni dove il popolo non alza la voce, sono tutte le paure che hai, i nostri anni e le loro canzoni, le teorie e le contraddizioni, dove sarai ora che sei lui? Amore mio grandissimo, amore grande quanto tutto quello che c'è. I nostri anni sono un punto di domanda invecchiato, il presente che va avanti ma mirando il passato, la mancanza di fede da parte di un prete, un quadro senza il suo autore appeso ad una parete. Sono i nostri ricordi, belli o brutti è lo stesso, sono tutto il percorso che ci hanno concesso, i nostri anni, i nostri passi in avanti, i nostri sogni sempre troppo distanti. Dove sarai ora che sei lontana da me? Amore mio grandissimo, amore grande quanto tutto quello che c'è. Dove sarai ora che sei lontana? Amore grande come tutto quello che c'è. Dove
Nelle 10 protagoniste della carriera c'è il suggestivo e profondo rito della benedizione del cavallo e del fantino. Il barbero entra in chiesa e il correttore della contrada svolge una breve cerimonia religiosa che i contradaioli più sensibili vivono come una sorta di lenta agonia, terminando con la benedizione del cavallo e alzando al cielo un «Va e torna vincitore», che resta indelebile nella memoria dei presenti. Il piccolo corteo si allontana dal proprio rione per rendere omaggio alle autorità civili e religiose, unendosi alle consorelle al Duomo. Da qui, dal cortile della prefettura, si forma il vero e proprio corteo, arricchito dai figuranti del comune, che attraversa la via di San Pietro, scende nel casato e si dispone per entrare nel campo. Torna vincitore. Urbo, per la contrada dell'onda. Vai e torna vincitore. Alessandra, vai e ritorna vittoriosa. Vai, Doria, e ritorna vincitore.